È Rotolina, che è questo spazio che si chiama così perché siamo in via Nostra Donna del Rotolo e quindi ho messo questo nome Rotolina. È uno spazio sociale, uno spazio aperto ai bambini. Purtroppo ho dovuto fare una scelta con i bambini perché è piccolo, sono due stanze e quindi ho chiamato i miei alunni. Alcuni sono qua in visita in questo momento. E con loro ci occupiamo soprattutto di ambiente, recupero di materiale vario, plastica, carta, i modi in cui questi materiali possono essere riutilizzati per creare altro. Studiamo per esempio cos'è il fenomeno mafioso, cerchiamo di capirlo. Questo io lo faccio in collaborazione con il Centro Siciliano di Documentazione Peppino Impastato, perché là cerchiamo di capire, cioè loro da 30 anni studiano il fenomeno mafioso. Con me stiamo cercando di capire come far capire ai bambini come è organizzata per esempio la mafia, e loro sono le mie cavie, io cerco con loro di trovare il linguaggio giusto e ci stiamo lavorando in questo momento. Quindi i miei due pallini sono questi: l'ambiente e la cittadinanza attiva, che nel centro storico sembra che mare a Palermo non ce ne sia praticamente, cioè non c'è contatto col mare. Quando sono arrivata qua è stata una vera e propria scoperta. E adesso è difficile andare via perché è una dimensione. Poi è bella la dimensione della borgata e del fatto che c'è una comunità. Poi Vergine Maria è una comunità molto, molto fiera, molto orgogliosa delle sue tradizioni, e cerca di organizzarsi soprattutto ultimamente in vari modi. E questo mi piace. Mi piace, a questo posto vuole anche essere un centro di raccolta di idee. Poi ciascuno prende le sue strade e cammina con le proprie gambe, però chi ha bisogno di un posto per incontrarsi trova in Rotolina la casa aperta.